rappresentanza di una piccola parte degli appassionati della Viola Reggio Calabria, non sono in veste istituzionale né giornalistica, però sono qui per capire qualcosa in più di questo nuovo comitato Mito Viola. Ringrazio ovviamente la squadra per la presenza, il coach Megacci e tutti i giocatori, ringrazio tutti i componenti della politica giunti qui in questa mattinata e do subito la parola al dottor Edoardo Lamberti Castronuovo per presentare cosa sta accadendo, un'iniziativa di carattere essenzialmente popolare per tenere in vita qualcosa che probabilmente, anzi sicuramente, è molto di più che una semplice squadra di pallacanestro. Prego, dottore. Grazie mille. Intanto, buongiorno a tutti. Cercherò di essere brevissimo perché la vicenda e la situazione la conoscete bene. Cercherò di darvi delle informazioni che servono a chiarire la posizione di tutti, al fine di evitare che possano essere strumentalizzate determinate cose. Intanto grazie, di dire non un atto di cortesia, è un grazie sentito, il fatto che voi siete qua non soltanto per rappresentare la vostra squadra, o se mi permettete la squadra della città. Noi la ringraziamo tutti, in primis il coach naturalmente, perché per noi è fondamentale. L'orgoglio di portare su quella maglietta è un orgoglio che condividiamo. E quindi grazie per quello che fate e con tutti i sacrifici che state facendo. Però purtroppo le vicende della vita sono queste. La situazione economica non solo della città ma della nazione stessa è precaria. Il mondo dello sport come il mondo della cultura purtroppo pagano più degli altri e quindi la situazione, ribadisco, è sotto gli occhi di tutti. Che cosa abbiamo pensato di fare? Tutti insieme, comincio col dire subito, apriamo il campo. Questa non è un'operazione politica, o se preferite non è un'operazione partitica. Questa è un'operazione dove non ci sono né primogeniture né punti di maggiore importanza o di maggiore prestigio. Siamo tutti alla stessa stregua. Il comitato è stato costituito da dei promotori perché è necessario anche in banca depositare le firme, okay? Però tutti coloro i quali aderiranno, anche i cittadini che rinunceranno a un solo caffè, per dare una mano d'aiuto a questa operazione, che non è un'operazione soltanto sportiva, saranno considerati tra i promotori. Questo comitato nasce, speriamo crescerà molto, e finirà la sua opera alla termine del campionato. Non per finire il campionato, perché il nostro scopo non è solo quello di puntare la squadra fino alla termine del campionato, il nostro scopo è quello di salvare, la società, ovviamente distinguendo molto il comitato dalla società. Sono due cose distinte e separate, ovviamente ci saranno dei punti di convergenza e per questo abbiamo chiesto e ritengo ottenuto, anche se non ho ancora l'ufficialità, la nomina di un commissario coordinatore col quale andremo a discutere di volta in volta per quello che saranno le necessità. La situazione non ce la nascondiamo, è difficilissima. È inutile dire che il problema si vede. È molto difficile. È molto difficile perché si ha a che fare con cifre a tanti zeri. Tuttavia, la volontà è ferrea, che è quella di salvare la situazione, senza entrare troppo nei particolari. Si tratta adesso di darsi una mano. La città vuole la squadra viola, la città deve contribuire. E quindi abbiamo fatto un appello, non so se avete visto lo spot, ma è soltanto l'inizio, un appello ai parlamentari, cominciando dall'alto. Dall'alto si fa dire, nel senso geografico. Parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri della città metropolitana, consiglieri di tutte e 97 i paesi che compongono l'area metropolitana, ci sono poi i rappresentanti degli attori sociali e che poi
vale è lo spirito unitario di corpo di tutta la città. Non c'è cittadino che non sia coinvolto in questo. Potrà dire di no, e noi mica lo possiamo costringere, ma sarà una scelta sola. Sarà una scelta del cittadino, non potrà poi domani dirci: ah, ma abbiamo perso un'occasione. Io credo che non esista un solo cittadino a Reggio che non lo voglia, anche se non è interessato al fatto sportivo. Qui è in palio l'orgoglio. Ho detto in palio perché il senese è un carcipiglio, giusto per dare un senso, no? Ecco, facciamo finta di essere la contrada che ha vinto quest'anno, non so quale sia. Vedi quale contrada è, scusi? È lì. Istrice, infatti punge parecchio. Ecco, speriamo che questo Istrice ci porti fortuna, va bene, e che tutti quanti noi si possa da qui a breve, come dire, respirare un po'. Abbiamo risolto dei problemi immediati, l'abbiamo risolti sul filo di lana, cioè in zona Cesarini, per usare un termine calcistico. Nonostante qualche Cassandra aleggiava da queste parti, ma noi siamo tutti ottimisti e siamo sicuri, perché Reggio Calabria, mi rivolgo agli atleti che non sono di Reggio, sono tanti terremoti, invasioni, lanzichenecchi, barbari, c'è stato di tutto, ma si è sempre saputa difendere, perché ecco. Presi, noi siamo al contrario del Senato, no? Il Senato è senatore, si provvedivi, il Senato si va alla bestia. Noi invece siamo al contrario, e come cittadini singoli siamo una mala bestia, ma insieme siamo invece molto bravi e riusciamo a battere qualunque avversità, anche quelle che non sono naturalmente determinate da noi. Per concludere, non perdo troppo tempo, da oggi è a disposizione il codice IBAN, perché alla fine dei conti oggi neanche le messe si celebrano senza un obolo. Noi faremo di tutto, organizzeremo, si parlava con il sindaco, di organizzare delle cose le più varie possibili, quella per esempio di far tornare a Reggio i grandi big del basket, ma faremo comunque cose, anche la sagra della polpetta se necessario, va bene, dove possiamo in qualche modo far convergere delle risorse, perché alla fine di questo video qual è? Non solo quello che vi ho detto, ma anche quello di garantire in assoluta trasparenza tutto ciò che sarà fatto dal punto di vista economico. Non abbiamo niente a che vedere con l'aspetto tecnico, non ce lo sogneremo mai, non siamo dei tecnici e non abbiamo nessuna capacità di intervenire sull'aspetto tecnico, che rimane ovviamente il vantaggio di chi di dovere. Noi raccoglieremo soltanto questi fondi, garantiremo loro utilizzo, questo è poco ma sicuro, e soprattutto pubblicheremo, a meno che non ci sia una richiesta, perché è possibile, perché ci sono ancora dei buoni samaritani o delle buone persone che dicono: beh, io verso ma non voglio che si sappia, e questo va dato, però noi preferiamo pubblicare i nominativi di coloro i quali saranno pubblicati sul sito che sta per essere allestito. Questo comitato di Vito Viola avrà un sito sul quale tutti si potranno collegare per avere giorno per giorno la situazione con i vari versamenti che sono stati fatti. L'appello è soprattutto alla classe politica, soprattutto a quella classe politica che è stata eletta in questa zona. Visto che è stata eletta con i voti di questo popolo, è giusto che al popolo si risponda con una gratificazione. Una volta tanto, bene, si potrà dire che la politica non prende, ma dà, e tutto sommato ne varrà la pena, visto che dobbiamo salvare la Viola. Questo è quanto, vi ringrazio per l'attenzione. Piccolissimo inciso, è qui tra di noi uno dei rappresentanti principali, il promotore del crowdfunding dei tifosi, Guglielmo Ciccio. Secondo me questa iniziativa è inedita in un territorio
avanti, vogliamo che questa storia possa continuare. E proprio per continuarla inviterei qui il rappresentante della Camera di Commercio, il dottor Della Montana, anche perché sì, prego, non c'è nessun problema. Vogliamo capirci qualcosina in più su quello che può essere lo sviluppo del percorso economico, perché ricordiamo serve una sostenibilità economica per continuare a fare parlare adesso in questa città. Prego. Sì, grazie, grazie a tutti, grazie ovviamente al comitato, ma grazie soprattutto alle forze, ai ragazzi che stanno insomma stanno continuando in questa avventura, un'avventura che comunque vede coinvolta tutta la città, un'avventura positiva, e quindi quando c'è veramente qualcosa di positivo su questa nostra terra va ovviamente sostenuta. Ho accettato ovviamente e condiviso l'invito del comitato, del sindaco ad essere anche parte attiva di questa avventura, come dicevo prima, che da qui in avanti andremo ad affrontare. Quale sarà il compito della Camera di Commercio? Ma oggi mi sento anche, oltre che Presidente della Camera di Commercio, coinvolto anche da imprenditore. Quindi da imprenditore ovviamente darò e mi schiererò con chi voglia ovviamente contribuire a questa causa, che come dicevo prima è una causa, e lo sottolineava bene prima il dottore Lamberti, che deve coinvolgere l'intera città, il mondo politico ovviamente, i cittadini, ma deve coinvolgere anche il mondo dell'imprenditoria. Oggi da imprenditore mi sento pienamente coinvolto, da presidente ovviamente avvieremo un'opera di sensibilizzazione verso il sistema imprenditoriale della nostra città. Ovviamente, lo si sottolineava prima, è una situazione anche la città, una situazione economica non delle migliori, perché prospera, però io penso che comunque dei risultati, se si sta tutti insieme, si possono ottenere. Si ipotizzavano anche delle cifre, ovviamente qui non siamo a dare delle cifre, a chiedere delle contribuzioni, ognuno si deve sentire libero di partecipare per quello che può e per quello che crede, però tutti dobbiamo sentirci pienamente coinvolti, perché è una causa della città, quindi quando c'è sul nostro territorio una positività va spinta e va sostenuta. Anche in questo caso il mondo imprenditoriale si deve sentire coinvolto, ma penso che le nostre aziende, i nostri imprenditori sono abbastanza sensibili in questo, e spero che poi alla fine il risultato sia un risultato positivo, che intanto deve portare la società, la nostra squadra a concludere un campionato con il migliore dei modi, e che comunque non è questo ovviamente il fine, sicuramente non sarà questo il fine del comitato, ma ecco, iniziare da oggi in avanti un percorso che possa veramente riportare la nostra squadra a una tranquillità, ecco, perché oggi penso che quello che serve forse alla nostra squadra è proprio questo, una tranquillità. Quindi siamo qui a sostenere questa causa, ci faremo parte diligente nel sensibilizzare e spero comunque di dare dei risultati a questa nobile causa. Grazie. Una nobile causa che chiaramente ha bisogno di tutti, non soltanto degli imprenditori, non soltanto degli sponsor. Adesso il dottor Fabio Fode ci racconterà questa nuova visione per una nuova ripartenza del progetto cestistico a Reggio Calabria. Probabilmente per far arrivare la pallacanestro al cittadino, io ne ho parlato col dottore, è tutto molto affascinante, con la speranza che si possa concretizzare. Qual è l'idea del comitato in relazione all'esistenza della viola? Ma
situazione è un po' come una partita, no? Parlando della metafora anche della pallacanestro in due tempi. Il primo tempo è quello, è stato quello dell'emergenza attuale e poi di un'emergenza finalizzata a dare appunto la tranquillità nella stagione corrente. Il secondo tempo è invece quello della visione, quello finalizzato alla definizione di un progetto integrato che vedrà come parte principale, attore principale, la tifoseria nell'arancio, strutturata ed organizzata in un trust. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, un elemento imprescindibile per la realizzazione del progetto stesso. Come in altre realtà, sapete meglio di me, a Trento, a Varese, in parte a Bologna pure, per non parlare, mutuando alcune situazioni importanti del calcio, il Taranto è continuare a citare squadre inglesi importantissime, lo Swansea per esempio, sono moltissime storie di successo che vedono i tifosi detenere quote percentuali crescenti del capitale sociale delle squadre che tanto amano. Addirittura si va da un 20% fino ad arrivare, leggevo una volta la storia proprio dello Swansea, addirittura un 87% di proprietà delle quote. Ovviamente sono processi medio-lunghi, nel senso che ci vogliono chiaramente dei mesi per definire i progetti e poi degli anni affinché questo avvenga. Però la cosa importante è che il progetto vada in questa divisione, questa direzione. È un progetto molto semplice, verrà illustrato nelle prossime settimane, e quando avremo anche contezza del fatto che i tifosi della Viola, che già sono stati non generosi di più, è stato già William come rappresentante di tutti quanti i tifosi, siamo qui, lo dobbiamo essenzialmente ai tifosi, chiaramente al comitato e adesso a tutte le persone che sono sedute a questo tavolo e anche al sindaco, evidentemente che ha diritto a dire tutto quanto. E diciamo che questo progetto verrà presentato, quindi ci sarà una conferenza stampa nella quale verrà presentato questo progetto una volta che i tifosi si saranno organizzati in un trust. E vedremo che ci sarà molto di cui discutere, sarà molto interessante, ma comunque volevo concludere soltanto dicendo che mentre alcune persone stanno lavorando giustamente per la stagione, altre già stanno definendo una idea di progetto che possa permettere alla Viola di strutturarsi finalmente in maniera definitiva, restituendola totalmente, anche dal punto di vista della proprietà, alla passione, all'anima e al cuore dei propri tifosi. Grazie. Facciamo spesso e volentieri con il dottor Aloisio, che insomma è un porto abbastanza conosciuto in città, oggi in rappresentanza della Confesercenti del consumatore. Non è facile venire qui e metterci la faccia per qualcosa di indefinito, qualcosa che si deve materializzare grazie alla forza di tutti, nessuno escluso. Buongiorno Claudio, volevo il tuo parere su queste iniziative, ovviamente anche in relazione al tuo incarico. Allora, intanto vi ringrazio per avermi ricordato un periodo dove ci fu un gruppo di imprenditori che decisero che il mito Viola doveva rinascere, lo presero e dettero inizio a questa avventura che chiaramente per ovvi motivi non dovrà finire ma dovrà continuare. Io sono qui in rappresentanza della mia associazione Confesercenti, ma sono qui anche come cittadino, aderendo all'invito che mi era stato fatto di partecipare a questa manifestazione, perché sono convinto che in un territorio come il nostro, soprattutto in un territorio come il nostro, simboli positivi come quelli della Viola, come quelli dello sport, come quelli che riescono a portare il nome di Reggio Calabria in maniera appunto positiva, in maniera vincente anche, dato i risultati che la squadra sta ottenendo in giro per l'Italia, sono molto molto importanti. Sono più importanti in un territorio come il nostro rispetto anche ad altri territori. Per cui sono qui intanto per dire che dal punto di vista della nostra associazione ci muoveremo per sensibilizzare tutti i nostri associati, tutti gli imprenditori partecipare a questa raccolta, a questo crowdfunding, eventualmente anche a verificare la possibilità
di ragionare dal punto di vista di sponsorizzazioni. Questo per come dire, far fronte a una situazione che deve essere risolta in tempi brevi per permettere a questa società di continuare ad andare in giro con la voglia, l'entusiasmo, la bravura e come dire, continuare assolutamente a vincere, perché questa deve essere la cosa più assolutamente più importante. A parte le battute, due cose mi hanno convinto molto di questo progetto che ho sentito adesso. La prima è quella della partecipazione popolare. Io credo che questa sia una scelta assolutamente vincente, perché la Viola è un patrimonio della città e quindi un patrimonio dei cittadini, e riuscire a coinvolgerli in maniera diretta in un contesto di rinascita e di gestione della società è secondo me il passo più importante e vincente di questo progetto. E la seconda cosa è che bisogna affrontare l'emergenza, ma questo progetto non nasce per affrontare l'emergenza, ma nasce anche in funzione di una crescita ulteriore. E questo è un altro discorso molto importante. Noi non, in questo momento non possiamo permetterci di perdere alcun simbolo positivo. La Viola è uno di questi e deve continuare a vivere e a vincere. Grazie mille, avvocato.
conoscete la Reggio Calabria, Antonino Zorzi, che è un nome, un cognome, non ha bisogno di presentazioni, è uno degli allenatori più importanti della storia del basket italiano. Ringrazio Santo Pascali e Video Duri e della presenza anche del capitano, dei capitani Sandro Santoro e ovviamente questa presentazione del libro di Torino Zorzi, che sarà semplicemente questo, darà un assist a tutto quello che sta accadendo, ovvero tutte queste manifestazioni per sostenere la Viola di oggi. Quindi cortesemente per tutta la stampa che è presente, per tutti gli addetti ai lavori, questo è il momento di continuare a spingere per sostenere la Viola, visto che anche la stampa nazionale per fortuna se ne sta occupando. È un momento critico e tutti quanti, tavolo non tavolo, siamo tutti protagonisti, non c'è il giornalista, l'avvocato, il presidente, siamo tutti proprietari della Viola in questo momento, incluso il nostro sindaco che si sta impegnando tantissimo, lo posso garantire, per la causa. Adesso insomma ci racconterà cosa sta succedendo anche da queste parti, insomma. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare tutti coloro che sono qui accanto a me, che sono qui presenti oggi, hanno reso possibile la presentazione di questo comitato e direi la giornata di oggi. Perché vedete, il 30 di ottobre 31 poteva essere l'ultima partita che disputava la Viola in questo campionato, forse nella sua storia, non lo so. Abbiamo avuto un incontro con coach Metacci, ci siamo conosciuti in quell'occasione. Devo dire che la situazione era tutt'altro che facile da affrontare sotto tutti i punti di vista, della certezza del domani, il secondo di quelle che potevano essere anche le decisioni che i ragazzi, la squadra avrebbe potuto prendere da lì alle prossime ore. E da quel giorno è successo qualcosa francamente inspiegabile sotto tutti i punti di vista. E siamo riusciti a far sì che quella non fosse l'ultima partita della squadra, sostanzialmente per due ordini di ragioni molto banali, che sono quelle che ci hanno consentito di essere qui e di continuare a provare a salvare il vito. Il primo è il grande senso di responsabilità e adattamento alla maglia e alla città che hanno dimostrato i coach e i ragazzi, che io continuo a ringraziare. E questa non è una cosa normale, tanto non è detto che dovesse succedere. Loro sono professionisti, loro fanno questo giustamente per lavoro, e nel momento in cui un professionista non vede chiaro di fronte a lui qual è l'immediato futuro, ha tutte le ragioni, il diritto, sotto un certo punto di vista il dovere, perché poi dal lavoro discendono responsabilità anche nei confronti delle proprie famiglie, dei propri congiunti, di pensare di fare altro, di andare laddove il futuro è più certo. Questo non è avvenuto perché credo che loro abbiano fatto, anzi sicuramente, un ragionamento che vada ben oltre l'aspetto professionale, sportivo, agonistico, e forse in questo caso è colpa, o meglio, non lo so, della città, che in un modo o nell'altro questa è una città che ti entra dentro anche dopo poche settimane, dopo mesi che pochi mesi che ci vivi, che ci abitano, perché la Viola è tutto, tutto si può dire, se non che sia soltanto un fenomeno sportivo, perché nonostante sia un campionato di Serie B, i ragazzi sono conosciuti in città, vengono fermati per strada, foto, autografo, a fine partita vediamo tutto quello che succede, che sono immagini normali in un campionato di Serie A, ma meno normali in un campionato di Serie B. Quindi credo che ci sia tutto questo anche dietro la loro ostinazione e volontà di rimanere. E dall'altro il fatto che un gruppo di pazzi abbiano deciso al buio
di dare una mano in momenti in cui quell'aiuto, quel contributo poteva finire, diciamo, nel cestino, nella pattumiera, se non altro. E poi le nubi hanno iniziato un po' a diradarsi e siamo oggi a presentare un'idea di futuro, di gestione dello sport, del basket reggino, che si è riusciti a fare grazie a questi due elementi: l'amore per la città e per la squadra da parte dei giocatori, da parte dei cittadini professionisti e appassionati, che hanno dato e stanno dando il loro contributo. Tutto questo si è tradotto oggi nella presentazione di un comitato che sono convinto si robustirà. Sono convinto intanto per la presenza qui oggi alla conferenza stampa, in un orario, diciamo, lavorativo, non congeniale, per favorire la presenza anche di altre persone, ma vi garantisco che solitamente le conferenze stampa, oltre ai giornalisti e a qualche altra persona, non hanno grandissimo seguito, quindi questa è senza dubbio una buona notizia. Ma che si robustirà, perché chi fa parte del comitato, chi ne farà parte, è credibile. La credibilità non è qualcosa che si compra al mercato, la credibilità è qualcosa che ci si guadagna negli anni con quello che si è fatto e si è dimostrato in città, rispetto a quello che è stato il ruolo di ognuno nella comunità, nel proprio lavoro, nella propria professione. E si nutre da un lato della passione, dell'affetto nei confronti della squadra, ecco perché l'operazione di crowdfunding, che ringrazio l'avvocato Locigero, sta andando bene. Dall'altro però si deve anche nutrire dell'apporto professionale di imprenditori, di commercianti, di chi ha deciso di investire in questa città. E questo è il tema vero. Se noi abbiamo deciso di rimanere in città, non possiamo farci da parte rispetto a un bene della città. Le cose stanno insieme. Non possiamo pensare che una realtà che fa parte della nostra storia, che in qualche caso ha contribuito a rilanciare l'immagine diversa della città, possa morire senza che chi ha investito in città dica: non è compito mio. Questa è la chiave. Un vecchio spot della Fiat dice: la 500 appartiene a tutti noi, senza voler scimmiottare e altro. La viola appartiene a tutti noi, perché fa parte della città. Se muore la viola, muore un pezzo di città. E chi in città opera non può far finta di niente. E in qualche modo ha il dovere di restituire alla città quello che la città gli ha dato. Questo vale per tutti, vale per gli imprenditori, vale per i professionisti, vale per i commercianti, vale per la politica. In una battaglia che, come diceva il dottore Lambetti, è totalmente spoliticizzata, sarebbe il più bieco provincialismo, apparterrebbe al più bieco provincialismo politicizzare una battaglia di questo. Ma davvero ci staremmo parlando del nulla? Che lo sport crei divisione è l'antitesi di quello che lo sport invece rappresenta. Un linguaggio universale, un linguaggio che unisce, un linguaggio che supera le barriere, un qualcosa che ci fa superare difficoltà di vedute, di comunicazione o di idee anche su altri fronti come quello politico. Ecco perché è una battaglia che va spoliticizzata. Noi, come amministrazione comunale e di città metropolitana, all'inizio della stagione sportiva, ovviamente non abbiamo fatto pubblicità, ma lo dico perché mi aiuta in un altro ragionamento, abbiamo inviato alle due massime società sportive cittadine, la Regina e la Viola, una lettera garbata con la quale si dice: non mandate abbonamenti gratuiti per il sindaco, per gli assessori, per i consiglieri comunali. Grazie. Se pensate di prevedere degli abbonamenti gratuiti,
fatelo per altre persone che magari non hanno la possibilità di farsi l'abbonamento e che invece vorrebbero venire a sostenere la squadra allo stadio e al palazzetto. Allo stesso modo, proprio perché abbiamo garbatamente invitato la società a non mandare abbonamenti gratuiti, io invito ora anche ufficialmente e formalmente, oltre a farlo sostanzialmente anche con linguaggi più diretti nelle varie chat in maniera informale, tutti i nostri rappresentanti istituzionali, nazionali, regionali, locali, come dice la Costituzione, ognuno per quelle che sono le proprie capacità, a fare l'abbonamento al palazzetto, magari a farne di più, magari ad andare oltre quelli che sono stati i prezzi stabiliti nella campagna abbonamenti, perché non riaprire la campagna abbonamenti, abbiamo 2000 posti al palazzetto, se facciamo un rapido calcolo, forse basterebbe solo quello per andare avanti sicuramente nel prosieguo della stagione. Questi sono gli elementi che stanno insieme. Naturalmente è chiaro che, come è stato detto, lo ribadisco, le vicende societarie e quelle sportive camminano su binari paralleli. L'idea di mettere in liquidazione la società, oltre che essere previsto dalle normative, ci dà la possibilità di guadagnare tempo per mettere in piedi un progetto che, oltre ad essere sportivo, diventa societario e che potrebbe far sì che Reggio Calabria diventasse un po' pionieristica, se vogliamo, nel modo di gestire la società, come avviene in altre città d'Europa, come avviene in altre città del mondo. Queste sono le cose sulle quali stiamo lavorando. L'ultimo appello che faccio, nel nuovamente ringraziare tutti voi per quello che state facendo, da coloro che sono presenti qui, alla squadra, al coach, ai giocatori, al dottor Landetti, all'avvocato Lopresti, al dottore Foti, ovviamente i nostri rappresentanti delle associazioni di categoria. L'ultimo appello che faccio è al tifo organizzato, il Club San Bruno, Total Chaos, che ha vissuto con sofferenza e con travaglio, forse anche più degli altri, questa fase. Tornate al palazzetto, perché anche la cornice di pubblico è importante, anche il tifo più forte e appassionato di quello che vediamo nel parterre è importante che ci sia. Voi avevate chiesto fin da subito che ci fosse discontinuità, questa discontinuità c'è, altrimenti non saremmo seduti qui. Adesso la squadra e la città ha bisogno di voi, ovviamente parlo ai club, parlo ai tifosi, parlo a coloro che in questi anni hanno reso il Palasport di Ventimiglia quel gioiello unico nel suo genere, come tifo, come civiltà, come sportività, ma anche come coreografie a cui tutti noi eravamo abituati e vogliamo tornare, anzi continuare a essere abituati. Procediamo su questa strada, è importante che da oggi in poi ognuno, vedete, io il Liban l'ho messo qui nella mascherina del telefono, quindi ogni occasione utile per ricordarci qual è la battaglia che stiamo combattendo. È importante che questo comitato si arricchisca, si robustisca di tutte quelle persone di buona volontà che tengono alla viola, che tengono alla città e che sono convinto siano a Reggio Calabria in un numero straordinariamente maggiore rispetto a coloro che invece magari pensano di fare altro e hanno anche invitato qualcuno di noi, quelli che sono gli slam propri dell'intercalare Regino, a lasciare stare, a mettersi da parte, cosa faccio fare, sta putra, sta bene, non c'è niente.
applauso a questa squadra. Quando mi consolo, perché io sono grande di lui e mi sono venuti tutti negli ultimi 4 anni.
compagno. È evidente che anche fare il coach, forse fare il giocalato e fare il coach è una... Ma io partivo a mangiare. Ah, partivi già da... Beh, non l'ho fatta anche a sera, partivo a mangiare. Sono in aumento però, quindi insomma, allo stesso livello di stress. La lega ha comprato la lupa. No, ma qua non siamo a Roma. Qua non abbiamo... Prego. La mia domanda è per il dottore Lamberti, io sono Francesco Creazzo, della Avvenire di Calabria. Ieri mattina c'è stata in Camera di Commercio alle 11, se non vado errato, la riunione, diciamo, per gettare le basi per l'allargamento del comitato. Volevo sapere com'è andata e quali sono state eventualmente le adesioni o comunque le aperture alla disponibilità a contribuire. Grazie. La riunione di ieri era stata una riunione operativa perché abbiamo avuto dei problemi per la banca, perché le banche sono, quando si tratta di cose sportive, anche se la firma del capo dello Stato, stanno un po' attentine, e quindi abbiamo avuto qualche problema tecnico assolutamente risolto. L'IBAN è adesso già in circolazione, il sindaco ce l'ha sul, non soltanto sul telefonino, ma anche già dato disposizione in banca con un suo versamento personale. Quindi, ecco, oggi l'esito di quella riunione è quello che lei vede oggi. Abbiamo stabilito quello che più o meno avevo anticipato, cioè direttamente a Camera di Commercio, ad Assindustria, che probabilmente sono... problema non sono tutti, ma saranno sicuramente da nostra parte, esercenti, tutti gli altri attori sociali, ognuno organizzerà una qualche cosa, ognuno porterà acqua a questo mulino. È fondamentale il concetto che nessuno, c'è un grande di questa città, veramente un grande, che diceva nessuno escluso mai. Ecco, quel grande oggi ci torna in mente. Nessuno, noi non escludiamo nessuno, chi siamo poi per escludere, ma nessuno si deve escludere, perché appunto, guardate, io capisco che questi giovani sono rimasti qua perché sono legati alla maglia, però a Siena, in quelle zone della Brughiera, sopra ancora, nella Brianza, questo sole, questo cielo se lo sogna, e quindi sono qua anche per questo, guardate che bello, no? Ci aiuterà anche molto questo, d'accordo? Quindi ognuno a contribuire. Ieri abbiamo messo la prima pietra, l'importante sarà mettere l'ultima. Ecco perché abbiamo spolitizzato la cosa, perché sempre si fanno dei non si mette mai. Noi vogliamo mettere la prima e l'ultima. Oggi è la seconda.